Benvenuti sul canale, oggi andiamo a parlare di Slypod. Via con la sigla! È arrivato finalmente questo splendido Slypod. E ben fatto, ben costruito, super leggero, maneggevole, portatile, applicazione fantastica, si può gestire veramente con poco. Tiene un peso di 9 kg, ok? Quindi con la sua massima estensione ci possiamo appoggiare sopra fino a 10 kg di roba. E si accende con un tasto, ora qui è acceso, altri due tasti più e meno per farlo partire e possiamo decidere anche la velocità e lo stoppiamo, lo mandiamo indietro e questa è tutta la gestione manuale. Poi ovviamente possiamo connetterlo Bluetooth all'app e avere una gestione completamente in remoto col suo remoto controllo. E si ricarica USB-C, ok, tempo di ricarica 40 minuti massimo se è proprio zero, quindi super veloce. Tiene la performance in lavorazione anche un'ora e venti senza problemi. Ben costruito, ben fatto, al suo treppiede qua giù, quindi lo possiamo utilizzare eventualmente anche in verticale. Materiali veramente belli, fibra di carbonio, leggerissimo e super portatile. E se volete aumentare la qualità dei vostri B-roll, questo è veramente l'oggetto che fa per voi. Con una spesa relativamente bassa, perché comunque siamo sulle 450 euro indicativamente, acquistato su Amazon, super veloce come sempre, e bello, si presenta con la sua confezione, sua bella plasticona rigida. All'interno ovviamente troviamo un'altra piccola testa fluida per attaccarci quello che più volete. Io, per dire, ultimamente lo sto utilizzando, ci attacco il mio Zion Crane 2, quindi cerco di fare dei B-roll un po' accrocchiati ma molto belli. Lui lo utilizzo in manuale fisicamente e poi dopo lo Zion Crane vado a utilizzarlo con l'app e si creano dei movimenti molto molto belli. E all'interno troviamo sempre quindi il suo treppiede, il suo manuale e il cavetto USB-USB-C. Ben fatto, anche la custodia super trasportabile, ha i suoi occhielli per metterci anche una stracca, fighissimo. E cos'altro aggiungere? Beh, lui è un oggetto secondo me da avere. Da avere per chi ha la passione o che sta intraprendendo la strada del videomaking, con una cifra, come detto prima, con una cifra relativamente bassa si possono portare a casa grandissimi risultati. Qui ci si può collegare la sua staffettina solita per mettere in un treppiedi, quindi qui si aggancia e lui funziona. Lo mando avanti. Super stabile nelle riprese, veramente fluido, bello. Qui c'ha la sua testa rimovibile, tac. Qui ci si può attaccare la vostra mirrorless o quello che più dedicate, con la sua piastra dedicata sempre. E hai tutte mille opportunità per girare, per fare eccetera, trick track. Sgancio rapido, si infila, super rapido, vedi che ho fatto questo movimento, tac, si chiude e lui non si muove più, si gira qui e diventa super stabile. Unica nota di demerito che ti può lasciare un po' l'amaro in bocca è il rumore, infatti come avrete notato questo rumore qui un po', diciamo che rompe i coglioni, scusate il termine, però se utilizzato super piano si sente o non si sente, quindi diciamo che questa qui è stata l'unica veramente pecca
che è discutibile. Per il resto un prodotto veramente, uno slide super maneggevole, super trasportabile e super leggero, ok? Quindi lo potete infilare nel vostro zaino, lui qui si smonta, trick, super richiudibile, tac. È una robina da avere, grandissima figata se volete fare degli hyperlapse, dei timelapse con lui in movimento piano piano, lo potete settare insieme alla macchina e tirare fuori delle grandi cose. Quindi bello, recensione super super positiva, un oggettino da avere, Mozda lavora veramente in maniera splendida. L'applicazione ben fatta, e si connette Bluetooth, quindi lì avete la gestione super veloce, i vari setup che volete. Se vi volete fare un regalo, fatelo. E troverete tutti i link in descrizione qui sotto. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale. Inizieremo a recensire tanti tanti oggetti, tutte le mie apparecchiature, e andiamo avanti insomma su quello che c'è a disposizione. Buon proseguimento, ciao!